è stato ministro della famiglia, sottosegretario anche di Stato. Antonio Guidi, buongiorno. Antonio, benvenuto. Buongiorno a voi, complimenti per quello che fate e facciamo per dar voce a chi non ce l'ha proprio più. Stamattina, ma non è un attacco partitico, ho sentito la conferenza stampa di Conte su questa giornata sacra, la giornata mondiale per le persone con disabilità, che è un giorno serio in tutto il mondo, ci si riunisce. E cosa partisce il topolino, non la montagna, il topolino, un verme, partorisce un ufficio per la disabilità, ma noi abbiamo bisogno di risorse straordinarie e non riusciamo a fare quasi più nulla perché non vediamo al di là del proprio naso, anzi forse mi sa solo un minocchio riesce a vedere il suo naso, perché di fronte a certe bugie il naso di minocchio riesce. Queste persone hanno pure il naso paralizzato perché non gli cresce nonostante le bugie, e questo è grave. E io ringrazio Radio Radio, spero, lo dicevo con Fabio ieri, lo dico con te Francesco, di poter dare voce permanente alle persone con disabilità, perché vedi, nel passato bisogna sempre pensare alla storia per progettare il presente e il futuro, ci sono stati tanti problemi, ci manca, però delle leggi sono state fatte, ci si arriva, c'era la concretezza, la speranza di migliorare. Oggi tante persone con disabilità, milioni di persone con disabilità, è più di una regione popolosa quella delle persone con disabilità, hanno perso la speranza, non in se stessi, perché siamo coraggiosissimi, bravissimi, qualche volta eroici, e io non vorrei nessun eroismo, ma siamo stanchi dei bugiardi, diceva il mio amico e padre spirituale Muro, Funari, le bugie uccidono, ne abbiamo sentite troppe. È vero, anche è vero. Anche stamattina dal presidente Conte, è vero, tu hai detto una cosa giustissima, si sta perdendo anche in questa giornata mondiale della disabilità il senso delle proporzioni. Ma com'è possibile che supercazzolari che intervistano le persone e fanno le pulci a un piccolo imbroglione per poche decine di euro si sentono superiori a tutti e poi pigliano stipendi dalle tasse nostre miliardari e seguono a farci le pulci? A me Fabio Fazio mi ha negato, è un servizio pubblico, la presentazione del mio libro che tu Fabio hai fatto tante volte. Certo. E certo, forse era di parte, forse era scritto male, ma me l'ha negato per due motivi. Sì. Io lo dico con forza. Primo, perché non ero della sua compagine, nemmeno di sinistra, ma di una parte piccola della sinistra, sempre la stessa, sempre due. E poi perché avevo confessato, forse dicendo anche una bugia, che per solitudine la mia prima esperienza era stata omosessuale. Quello doveva essere un dolore da discutere. Faccio, mi ha detto no, 100 volte. Ma ragazzi, ma perché il puzzo di salute diversa? Ma ragazzi... Cioè Fazio praticamente, no scusami Antonio, cioè Fazio ti ha negato la presentazione di un tuo libro sulla disabilità, te che sei stato ministro, sottosegretario e quindi hai anche un'autorevolezza, perché tu lo avevi fatto con delle forze all'epoca di destra, perché sono quelle che ti hanno dato la possibilità di presentarti all'epoca, ovviamente te non interessava destra o sinistra, tu avevi un problema di disabilità da portare in Parlamento e chi ti ha dato la possibilità di farlo, ovviamente tu hai aderito all'epoca, no se non sbaglio, e quindi Fazio ti ha negato praticamente, da quello che dici, la presentazione di questo libro perché tu rappresentavi una forza di destra all'epoca?
Certo, ma non all'epoca, poco tempo fa. Sì, sì, no, dico, quello all'epoca che... rappresentasti una forza di destra, quindi poco tempo fa, per quelle, per il tuo trascorso, certo, ti ha negato, certo, questa cosa, questo vuoi dire? Certo, alla faccia di tutti i miliardi che si piglia, che dovrebbe mettere almeno apparentemente, al di là del tuo acquario che lo protegge, al di sopra delle parti. Vedi, vedi Radio Radio e te, Francesco, Silvio Berlusconi, è stato criticato, è stato massacrato. Posso dire una cosa? È stato il primo e unico leader di partito che ha proposto nell'anno mondiale, no, della disabilità, della famiglia, un disabile ministro di tutte le famiglie italiane. È stata una cosa eccezionale, ma non perché ha messo me, potevo mettere tante persone migliori di me, ma ha dato un segnale sportivo nella politica che un disabile può arrivare anche a fare benino il ministro, non solo della disabilità, ma di tutte le famiglie italiane. Ce lo stiamo dicendo questi giorni con Giorgia Meloni e credo che ce la faremo a riproporre non Antonio Guidi, che fa il secondo, sta Radio Radio, non c'è tempo per far ministro, ma propose veramente un percorso senza confini, anche per le persone con disabilità. Perché questo è il punto, non bisogna mettere limiti. Quando io ieri ti parlavo di una trasmissione sulla disabilità, ti ho detto senza barriere, ma non senza le barriere architettoniche, senza le barriere del pregiudizio, senza le bugie e senza limiti, quei limiti che spesso qualche cazzarone che fa il presentatore televisivo multimiliardario mette, troncando le speranze di gente che ce l'ha fatta. E vedi, se posso aggiungere una cosa. Sì, un minuto e chiudiamo poi, Antonio, sì. Sei sempre in tutto. Ma lui, sai, ma lui, scandisco Antonio, i tempi, è il mio lavoro proprio. È il suo mestiere. Anzi, diciamo, non è tanto il mio mestiere, è la mia miglior qualità. Dai, voglio vai, un Antonio. Bonus di 10 secondi. Sì. In questi giorni mi sono ristudiato un po', anche le persone che ce l'hanno fatte. E l'ho visto sui giornali, sui video, perché diciamo, ci ho scritto pure io, si parlo oggi. E siamo malati di esterofilia. Si parla di tanti disabili che ce l'hanno fatta. Tra l'altro, trascurando Cassius Clay e Marilyn Monroe, quindi sono un pochino ignoranti perché non coniugano la disabilità al bello. Ma noi in Italia abbiamo avuto persone meravigliose che vincono le Olimpiadi, come l'avvio o Pancialli, persone come Sanna Benzica, ha creato una cultura, sangue un polmone d'acciaio, Franco Piro, primo sottosegretario di Stato nel governo Craxi, disabile grave. Queste sono persone eccezionali, ma io oggi vorrei dedicare la mia voce, questa radio e questa giornata alle persone con disabilità. Conosceremo mai, ma che vincono il più grande trofeo del mondo, quello di vivere con tutte le difficoltà una vita serena, e possiamo dire assieme a loro: viva la vita!